Gentili ascoltatori, qui è il vostro Sandro Ciotti che vi parla in diretta dalla residenza di Deng Xiaoping per l'incontro Italia-Cina. Spettatori 800 milioni circa, arbitra Concetta la Bella. Beh, oddio, proprio bella bella no, magari diciamo un tipo, ecco. No, quando ce vo, bella cosciona. Ma ecco... Ma ecco entrare Deng Xiaoping e Andreotti, noi abbiamo concluso, a voi Pechino. Respiro, 1, 2, 3, 4, giù il piede destro, sinistro, 2, bicicletta, 2, 3 e 4, e veniamo su per la schiena, 2, 3, 4, respiriamo lungo, bene. Dai, con Santa Andreotti. Deng Xiaoping, buonasera. Dice si sieda. Sono molto contento, sono molto felice di essere stato scelto per venire qui in Cina e ringrazio il governo che si è riunito e ha deciso Andreotti è la persona più giusta da mandare in visita a quel paese. E secondo noi qua il secondo anno Andreotti così mai così così con noi. Noi con sapo e con la... Dai con sa, dimmi con chi mi sapa. Vai con tagli di tenere la gente. Ma perché tu hai fatto? Il primo ministro ringrazia e chiede se domani vuole visitare la muraglia cinese. Siamo proprio sicuri che sta dicendo questo? Sta facendo dei gesti con le orecchie? Sì, da noi in Cina muraglia si dice orecchie. Guarda che ha capito. Ah sì? Capito sì, ho capito. Capito? Ad ogni modo, io sono qua per ringraziarvi anche a nome del pentapartito tutto e Craxi mi incarica di riferire. Resti altresì inteso che con profondo rammarico non presenzierò all'incontro con il caro Ping, essendomi recato in India per fare l'indiano. E adesso va bene, adesso mi manca il trucco, però di solito mi riesce l'imitazione così. Sa fa de mita? Il primo ministro chiede se sa fa de mita. Vabbè, de mita adesso così non mi riesce molto facilmente. Sono abituato a fare imitazioni in camera, alla camera, ci riuniamo tutti, facciamo sempre imitazioni, ma adesso qui... no, non mi viene molto... mi vergogno, dai, non mi viene. Non lo so fare de mita, ma non lo voglio fare de mita, e non ci riesco.
ragazzi, mamma mia! E quando siete proprio cattivi, chiedete sempre delle cose. Edoardo lo conosce, vedete che lo conosce anche questa imitazione, sì. Comunque, Demita, come fare? L'intendimento al quale siamo praticamente giù è un po' come Biscardi, la stessa somiglia a Biscardi un po'. Bene, che altro? Non foto! Detto? Il primo ministro dice che vuol farle dono della mattonella sua personale privatissima, metà della sua mattonella ricavata dalla muraglia cinese. La mattonella risale al IV secolo avanti Cristo. Questa mattonella, Carla, non è mica tanto pulita. E lo so, ma graffia graffia, lo sporco non va via. Hai provato con l'esto? Pulisce via lo sporco anche più impossibile. Inoltre il primo ministro dice che in segno di amicizia la spezzerà davanti a lei con le sue stesse mani. Prego. All'anima della sintesi. Prego. Kadadu sata. E quel preziosissimo regalo è che a lei dà il primo ministro, prego. Sono 36.000. Ma come, bisogna pagare? Ma lo sa, dunque, questa cosa del regalo, noi in Italia, questa la chiamiamo sola. O bufala, è più o meno la stessa cosa. Poi c'è da pagare, io non lo so. Ma gli faccio uno sconticino, una cosa così, adesso... No, guardi, non ce lo chieda, guardi, questo a noi come negozio ci viene più di 30.000 lire. Sì, e sono prezzi dell'anno scorso. Io le garantisco che lei quest'anno lo paga 40-45.000 lire. Anche di più, Anche di più, 50.000 lire, guarda, 50, più, 60, di più. Anche 70.000 lire. Di più, di più. Costano anche 100.000 lire, 100, più, 100, 150, 150, 150.000 lire, d'accordo? No, distribuzione, Vanna Marchi anche in Cina. No, no, non è possibile, Vanna Marchi anche in Cina proprio non è possibile, no, per favore. No, dobbiamo... No, non lo sai, non lo... bisogna trovare una soluzione. Per favore, cambia canale, per piacere. Cosa telecomando? D'accordo, grammi della serata alle 20:30. Io mi chiamo Candy Candy. Oh, Bobby, ti amo. Pechino 5. Stazioni dell'otto. Sì, ma non c'è la Bari, partita. 22. Io voglio sapere i risultati Cagliari, della mia Roma a questo punto. Letto. Cerca un po'. Risultati della partita di calcio. Ascoli Fiorentina 1-1. Roma batte Juventus. No, Roma batte Udinese 2-0. Ha vinto la Roma! Sì! È stupendo! Sei romanista anche tu! Ma da prima Roma!